Sicolo ha fatto la sua partita? Sì, fuori dubbio. Le avevo detto ai ragazzi che volevo giocare con coraggio, accettare il 3 contro 3 dietro, che difficilmente contro il Catanzaro lo accetti. Abbiamo avuto forza e coraggio. E, ho detto che dovevamo stare dentro all'interno della partita, ma se doveva vincere Catanzaro per meriti loro e non per dei meriti nostri. Quindi ribadisco che oggi sono stati i meriti del Catanzaro per questa vittoria. Forse il rammarico da parte sua è un paio di situazioni sullo 0-0 che potevano andare meglio, e poi comunque se il Catanzaro ha già risposto, se il Catanzaro comunque l'ha meritata questa vittoria, oggi secondo lei è la squadra tra le più importanti del campionato? Ma fuori dubbio, il Catanzaro insieme alla Regina, il Bari, la Ternana sono squadre importantissime, quindi l'avevo detto alla vigilia che dovevamo soffrire. Però in queste circostanze, anche se il Catanzaro ha meritato, noi abbiamo avuto due o tre occasioni importantissime, quindi volevo vedere poi su addirittura se eravamo così bravi a concretizzare, e dopo un episodio, perché poi alla fine il primo gol ha sbloccato su palla inattiva, quindi non è stata una giocata manovrata, che di solito il Catanzaro ti fa gol in qualsiasi momento sul gioco, e là dobbiamo crescere. Mi è dispiaciuto subito il primo gol e non gli altri. Il primo, sono molto dispiaciuto sul primo gol. Mister, buonasera. Mio parere, il Catanzaro ha giocato magari non benissimo fino all'1-0 per più per i meriti vostri che per i meriti del Catanzaro, però magari lei ricovera e poi l'atteggiamento dopo 1-0 oppure troppo forte il Catanzaro. No, non posso rimproverare, perché siamo stati dentro la partita. Poi il secondo gol, se avete fatto caso, è venuto che è successo tre cambi, di cui due per crampi, quindi non volevo sostituire quella, non perché chi è entrato ci ha fatto prendere gol, sono situazioni che dopo nascono. E siamo stati dentro la partita, perché poi Lescano ha fatto un bel gol, prima c'è stato, anche se c'era fuori gioco, Di Gennaro ha fatto una gran parata, il tiro di Maimone all'inizio del secondo tempo, quindi noi la partita che dovevamo fare era questa, di saper soffrire e poi di far male nelle ripartenze. Mi è dispiaciuto perché c'era qualche spazio importante, specialmente il primo tempo sulla sinistra del Catanzaro, destra nostra, con qualche cross radente di De Rossi, che non abbiamo fatto il tappeto vincente. È cambiato qualcosa nella sua squadra con il cambio del Catanzaro tra il primo e il secondo tempo, da 3-4-3 a 4-2-4? Beh sì, però noi ci aspettavamo, perché sappiamo che poi se non sblocca, avendo tutta gente offensiva, cambia modulo 4-2-3-1, 4-2-4, e era preparata, quindi diciamo non abbiamo perso per il cambio modulo del Catanzaro, perché quando subisci un gol su palla inattiva, poi dopo a campo aperto giocatori importanti ti fanno del male. Mi è dispiaciuto solo subire quel primo gol. Grazie a voi, grazie.